Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video impareremo, che poi impareremo, sì, impareremo a fare uno strumento, una specie tipo di arpa, chitarra, vabbè, arpa poi non molto, che io lo faccio per questa cosa di scuola che, in cui ve ne ho parlato nello scorso video, che ci saranno le bancarelle di Zeus per i giochi antinoia, quella di Afrodite per i gioielli e quella di Apollo per gli strumenti. Allora, qui ci servirà un cartoncino tipo grande così e degli altri piccoli pezzi di cartoncini tipo così. Adesso non posso farveli vedere perché li ho già incollati, vabbè, e non grossi così, questi qui sono tanti cartoncini attaccati. Sì, quindi vi servono tanti cartoncini, tanti pezzi di cartoncini così, e li attaccate tutti uno sopra l'altro. Poi vi serviranno degli elastici, delle forbici e dello scotch, o se no anche della colla Vinavil o colla caldo. Allora, qui voi prendete tutti i vostri pezzi di cartoncini, misurate, vedete se la lunghezza è uguale, la parte che se sporge segnate il punto che sporge e poi con le forbici andate a tagliare in quel punto. Poi, dopo aver fatto, li mettete tutti uno sopra l'altro e li attaccate o con la colla caldo, ma mi raccomando, non nel senso che li attaccate, dovete spargere colla caldo dappertutto. No, dovete attaccare ogni pezzettino della colla caldo e attaccare l'altro. Colla caldo, attaccare l'altro. Colla caldo, attaccare l'altro, fino a che non vi si forma un blocco, così. Dopo andate a attaccare questo blocco sul cartoncino e ecco qui che si forma lo strumento con gli elastici, perché se con gli elastici noi facciamo così e lo attacchiamo solo così senza nessun rialzo, cioè non piacerebbe neanche ai mulli, ditelo pure voi. Invece, se noi ci mettiamo un rialzo, queste corde suonano. Quindi, come metterli? Prendete l'elastico, lo prendete così, una parte tra pollice e indice la mettete qui e poi scendete con la mano e tutte le corde che sono qui staccate le dita e vanno a mettersi qui, in queste quattro dita. Cioè la corda che era nel pollice va qui. E così si forma. Forse ho spiegato un po' male, ma vabbè. Non si capisce molto bene. Semplicemente dovete attaccarlo qui e poi qui, sotto. Più che male ho spiegato complicatamente. Poi quindi vado ad attaccare questa, vado a metterci anche questa, anche se io volevo usarla con la caldo perché è più resistente, infatti ve la consiglio. Poi mettiamoci questo. Questo qui era difficile perché era grosso ed era piccolo, era come questo. Poi ci mettiamo anche l'altro, infatti, però sentiamo se fanno lo stesso rumore. Ah no, ok, allora li presento. Ah, è vero, perché qui è un po' spostato. Allora li possiamo tenere qui. Poi andiamo a posizionarli bene nella distanza giusta ed ecco fatto
Adesso vi faccio sentire come lo suono. Ed eccoci. Bene, ciao a tutti e al prossimo video, se vi è piaciuto sia come ho suonato e sia lo strumento e sia il tutorial, mettete like e metteteci tanti commenti e diteci soprattutto nei commenti cosa fare, perché noi siamo principianti, come vi ho detto nello scorso video, non sappiamo bene cosa fare. E attivate la campanella e iscrivetevi soprattutto, se no cosa serve attivare la campanella? E mettere like e mettere i commenti. Ciao, al prossimo video.